benvenuti nel primo episodio della carriera allenatore con il Milan su FC24. Il Milan è la terza e ultima squadra che utilizzeremo. Dopo la Juve, dopo la Roma con una vittoria incredibile in finale di Champions, oggi tocca al Milan, che ha l'obiettivo di vincere più trofei delle altre due. Prima di iniziare però, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video per supportare questa carriera e soprattutto per avere il prossimo episodio subito stasera alle ore 19. Dipende tutto da voi, quindi un bel mi piace e alle 19 avete il secondo episodio. Vi ricordo che nelle mie storie su Instagram è ancora in corso il sondaggio per decretare il miglior giocatore della carriera con la Roma. Chiesa è stato scelto da voi come migliore della Juve, adesso bisogna scegliere il secondo. Ancora per poche ore potete votare se non l'avete ancora fatto. Trovate il sondaggio nelle mie storie su Instagram, mi chiamo Giuse360 anche lì. Molto bene, detto questo direi che possiamo subito iniziare. Oggi faremo tutto il calciomercato e testeremo anche la squadra che poi andremo a costruire. Abbiamo il Milan con questa formazione 4-3-3 di contenimento. Allora, prima cosa che voglio fare, voglio cambiare modulo. Mi sono studiato un po' tutti quanti i giocatori del Milan e ho deciso di optare per un 4-3-3 offensivo, quindi il modulo con il trequartista, il 4-3-3 con il trequartista. E infatti iniziamo subito questo video andando a modificare il modulo. Eccolo qui, due centrocampisti centrali. Tra l'altro in panchina, signori, abbiamo anche Bennacer. Ho controllato, in 10 settimane diventa un centrocampista centrale, quindi lo possiamo aspettare. Per adesso qui sulla tre quarti ci metto Reinders e a centrocampo Krunic di fianco a Bennacer. Lì davanti Cucuzza a destra, Giroud, Leao. Difesa Theo Hernandez, Tomori, Ciao, Calabria e Magnan. Allora, è una bella base. Voglio cambiare 2/3 giocatori. Allora, innanzitutto bisogna prendere un trequartista. Sto già seguendo un giocatore molto interessante. E poi voglio un attaccante più forte di Giroud, perché comunque lui sì è un 82, ma ha 36 anni e soprattutto ha 43 di velocità. Cioè praticamente su questo gioco non si può utilizzare. Giocheremo poi tra l'altro a difficoltà massima, difficoltà estrema fin dalla prima partita, quindi bisogna creare la squadra più forte possibile. Il budget non è altissimo, 89 milioni. Però possiamo iniziare questo video andando a mettere sul mercato tutti i giocatori che non rientrano nei nostri piani, così da arrivare almeno ad avere circa 150 milioni. Il primo è Giroud, che addirittura si vuole ritirare e quindi purtroppo non possiamo neanche piazzarlo. Non posso neanche rinnovare il suo contratto mettendogli il ruolo turnover e quindi mi sa che ci tocca tenerlo così. Io lo metto comunque sulla lista, ma si vuole ritirare, quindi non riceveremo nessuna offerta per lui. Kier ha il contratto in scadenza, allora gli rinnovo subito il contrattino perché così lo vendiamo magari con una cifra, a una cifra più alta. E lo voglio vendere perché così lasciamo spazio a Ciao di giocare e di conseguenza di crescere. Poi è un giocatore che non accetta il ruolo turnover perché giustamente è un 81 e quindi va sul mercato. Possiamo richiamare poi Salemakers e lo possiamo mettere sul mercato per fare cassa. Abbiamo poi Jovic e Okafor come attaccante di riserva. Io direi di tenere Okafor e di mettere sul mercato Jovic. Richiamo anche De Ketelaere e lo metto sul mercato. Stessa cosa per Origi, lo richiamo dal Nottingham Forest e lo metto sul mercato. Molto bene, a questo punto quindi non ci resta che avanzare nel calendario. L'obiettivo è arrivare a circa 150 milioni per prendere un trequartista, una punta e vediamo poi se riusciamo a fare anche un terzo acquisto. Prime offerte, allora Origi 6,3 possiamo accettare. Per quanto riguarda invece il difensore centrale, massimo 10,7, offrono 10,2, quindi accettiamo. Continuo ad arrivare offerte, allora abbiamo Origi che lo vendiamo per 8,5 milioni al Fulham, sperando che trovi l'accordo. Salemakers lo piazziamo per 20 milioni, trattiamo però con la Lazio perché possiamo chiedere qualche spicciolino in più. Addirittura la società mi dice che posso offrire 25, che posso chiedere 25. Vediamo che cosa ci dicono, 21,4. Io direi di non perdere tempo e di non litigare per pochi spiccioli. 23,4, affare fatto, siamo comunque riusciti ad ottenere 3 milioni in più. Per quanto riguarda Adli, lo blocco ragazzi perché Adli è un trequartista e è anche un centrocampista centrale. Tra l'altro ha ruolo turnover, è giovane, quindi è perfetto per la squadra delle riserve. Lo blocco. Questo giocatore qui lo possiamo mandare in prestito perché sì, comunque è giovane, non gioca, quindi sì, prestito per 2 anni, poi vediamo come ritorna, magari nella terza stagione possiamo utilizzarlo come panchinaro, visto che può giocare a sinistra e può giocare anche al centro della difesa. Per quanto riguarda invece De Ketelaere, scambio con Vesga, non mi interessa, trattiamo subito con il Porto e poi anche con l'Atletico di Bilbao per chiedere più soldi possibili. Ha un valore di 17 milioni, quindi è difficile chiederne di più. Provo con 25, vediamo un po' che cosa ci dicono. 21,3. Stessa cifra
cifra più o meno di Sarai Makers. Vediamo un po' così con 23,3, 21,7. Tensione massima, non c'è più margine di trattativa e quindi accettiamo. Stessa cosa per quanto riguarda la TD Bilbao. Provo prima con 24 milioni, 24, 25. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Affare fatto, molto bene. Poi sarà De Ketelaere a scegliere la sua destinazione. Accordo per il prestito, molto bene. Quindi lo possiamo mandare al Frosinone per 2 anni. Poi Origi lo vendiamo per 7,6 all'Union, sperando che trovi l'accordo. Pellegrino lo possiamo mandare via. Un difensore centrale di 69 a 20 anni. Beh, non è male lui però, Non è male, perché secondo me in poche settimane diventa un 70, un 71, un 72 anche a fine stagione. E quindi lo possiamo tenere come quinto difensore centrale. Quindi lo blocco. Per quanto riguarda invece Jovic, uno scambio con Holding non mi interessa. Posso chiedere 16 milioni, quindi trattiamo subito con il Crystal Palace. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Provo con 16 spaccati, vediamo un po' che cosa ci dicono. Affare fatto, va bene. Non ho usato un po' di più perché Jovic ha il contratto in scadenza. Forse era meglio rinnovarlo, però va bene così. L'importante è aver chiuso comunque un'altra cessione fondamentale. Molto bene, a questo punto direi che il nostro calciomercato in uscita è terminato. Abbiamo 167 milioni, non posso vendere più nessuno. Quindi è giunto il momento di comprare qualche pischello interessante. Allora, sto facendo seguire due giocatori, signori, ve li faccio vedere subito. Il primo è Cristiano Rinaldi, proprio lui ragazzi, proprio lui. Perché lui? Perché lo voglio provare. Già lo volevo prendere con la Roma, però non era il caso. E secondo me invece in questa occasione potrebbe esserci molto utile, ecco. Non costa tantissimo, ha un valore di 23 milioni, la richiesta è di 33 e si può chiudere intorno ai 26. Tra l'altro avete visto che Ronaldo cala tantissimo, ha 38 anni. Quindi se dobbiamo provarlo, dobbiamo per forza provarlo nella prima stagione. Secondo me ci sta, anche perché non possiamo spendere tutti i soldi per prendere un attaccante. Quindi che cosa facciamo? Spendiamo 23 milioni circa per Cristiano Ronaldo, così ci mettiamo una pezza per la prima stagione. Gli altri soldi li utilizziamo per il trequartista e forse a un altro centrocampista centrale. Così poi nella seconda stagione abbiamo tutto il budget da investire su un grandissimo attaccante, visto che poi abbiamo già completato il resto della formazione. Secondo me come piano ci sta. Trattiamo subito quindi con l'Al-Nasr e vediamo un po' se accettano come contropartita Giroud, che vale 10 milioni. È praticamente impossibile perché il contratto è in scadenza. Io però ci provo. Provo con 12 milioni più il cartellino di Giroud. Cioè il contratto è in scadenza, scusatemi, si vuole ritirare. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Che no, ciao, non ve lo do, porca di quella miseria. No, niente ragazzi, niente. Quindi provo con 22 milioni secchi per CR7. Vediamo che cosa ci dice l'Al-Nasr. Addirittura, addirittura stiamo perdendo tempo. Devo passare 7 giorni e ci riprovo. Questa volta vado con 26 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Che ancora, ancora come prima. Allora no, assolutamente no, lo tolgo come contropartita. Provo con 27, anche 28. Dai, lo voglio chiudere. Provo con 28 milioni secchi, vediamo un po' se accettano. Ah, accettano, molto bene. Quindi Cristiano Ronaldo è il primo colpo di questa carriera. Eccolo ragazzi, eccolo. CR7 accetta. CR7 che stringe ufficialmente la mano a Pioli. Eccola qui la stretta di mano. La guardiamo. Mamma mia, bella, bella, bella. Benissimo, a questo punto quanti soldi abbiamo? 134 milioni. Allora, io avevo messo Dani Olmo. Dani Olmo è un giocatore veramente molto molto interessante. Ha 25 anni, un 83 e dovrebbe avere un potenziale minimo di 87. Poi con i piani di crescita diventa ancora più forte. Potremmo anche osare e prendere un trequartista più forte. Però preferisco fare due colpi, uno a centrocampo e uno sulla tre quarti. Quindi non sprechiamo tutto il budget. Investiamo circa, loro mi dicono che si può chiudere intorno ai 60. Io la vedo veramente difficile. Investiamo comunque questi 60, 65, 70 milioni per il trequartista. Tutto quello che ci rimane lo utilizziamo per prendere un centrocampista centrale. Non paghiamo la clausola rescissoria e trattiamo subito con il Lipsia. E vediamo un po' che cosa ci dicono. Allora, io parto subito con 60 zeppole. Vediamo se accettano questa offerta. 64. Allora, c'è margine di trattativa. Provo con 62. Non metto la clausola sulla rivendita. Vediamo se accettano. Hanno accettato. Secondo me l'abbiamo pagato anche poco. Molto bene. A questo punto la nostra squadra prende forma con Ronaldo titolare. E sulla tre quarti mettiamo Dani Olmo. A centrocampo c'è Krunic. Quindi i punti deboli in realtà a livello di overall sono due. Ciao e Krunic. Ma questo giocatore qui secondo me è veramente interessante. Perché è anche abbastanza veloce per essere un difensore centrale. A 74 di velocità e 72 di accelerazione. Tra l'altro anche giovanissimo, ha 22 anni. Quindi secondo me ci possiamo puntare, ecco, su di lui. Invece Krunic ha 29 anni. Poi sì, comunque c'è Reinders che ne ha 25. Però se proprio devo fare un colpo, ecco, se proprio devo fare un colpo, preferisco farlo a centrocampo e dare almeno una stagione di fiducia a questo difensore centrale. Il centrocampista che voglio acquistare è Rodrigo De Paul. Purtroppo il budget che abbiamo non è altissimo. Cioè in realtà sì, è molto alto, 66 milioni. Però ci sono pochi centrocampisti che possiamo prendere già forti con questo costo, con questo
questo budget, ecco. Quindi andiamo su De Paul. Ha un valore di 41 milioni, provo subito con 44. Vediamo un po' che cosa ci dice l'Atletico Madrid, che ne vogliono 60, mamma mia. Quasi neanche ce la facciamo a prenderlo. Provo con 50 più clausola del 15%, vediamo un po' se accettano questa controfferta. 56,9 con la tensione arancione. Provo allora con 54,9, vediamo un po' che cosa ci dicono, che l'affare si fa molto bene. Terzo e ultimo colpo, probabilmente, di questo calciomercato. Ho fatto il contrattino e ci restano ancora 7 milioni quindi da investire. Allora, vediamo se siamo coperti un po' in tutte quante le posizioni. Di sicuro al centrocampo siamo messi abbastanza bene, siamo pieni di centrocampisti centrali, anzi siamo messi fin troppo bene. Però sono contento perché ci sono comunque giocatori che possono fare anche diversi ruoli. Ad esempio Krunic può fare anche il trequartista, e se non erro Pobega in poche settimane diventa anche una punta, almeno così era su FIFA 23. Il giocatore non è cambiato, quindi è abbastanza completo e può fare un po' tutte quante le posizioni del campo, ecco, del centrocampo e non solo. E davanti c'è Cristiano Ronaldo, come riserva c'è Giroud barra Okafor, quindi siamo abbastanza coperti. Per quanto riguarda le fasce, signori, c'è Pulisic che può giocare a destra, può giocare a sinistra, è una riserva di lusso. E poi c'è anche Romero che è un 70, quindi secondo me prendere un altro esterno ha poco senso. In difesa siamo messi anche qui abbastanza bene, perché c'è Kalulu, c'è Caldara. Sì, forse ci servirebbe un difensore centrale più forte al posto di Caldara. A destra c'è Calabria barra Florenzi, a sinistra Teo Hernandez, più ci vorrebbe un terzino sinistro che riesce a fare anche il centrocampista centrale. Il problema è che io ho pochissimi soldi, cioè con 7 milioni facciamo fatica a prendere un giocatore così. Potremmo richiamare qualcuno dal prestito, potremmo richiamare Messias dal prestito, lo mettiamo anche sul mercato, vediamo un po' se riusciamo a fare questa cessione. Anche Gabbia, beh, c'è Gabbia che è un 73, Gabbia non è male, signori, non è molto veloce, mettiamolo sul mercato, vediamo se possiamo prendere qualcuno di più forte. Poi per il resto non posso mettere più nessuno sul mercato, sono giocatori che alla fine mi servono. Colombo lo possiamo richiamare, c'è Balloturé, c'è Balloturé come terzino sinistro, in teoria, quindi sì, siamo coperti. Lo blocco, Balloturé lo tengo, Colombo invece lo metto sul mercato, vediamo un po' se arrivano delle offerte, ma secondo me ci possiamo anche fermare qui a livello di calciomercato. Calcolate che devo anche fare gli obiettivi, quindi boh. È arrivata un'offerta per Colombo, sono arrivate tante offerte, signore. Allora, per Romero lo blocchiamo, Messias per 10 milioni lo piazzo, oh, subito fuori Messias per 10 milioni. Gabbia lo possiamo piazzare per 8,2 e anche per 7,7. Colombo lo possiamo piazzare, Colombo all'Al-Nasr, scambio ora, cioè me lo, porca miseria, a saperlo prima facciamo lo scambio Ronaldo Colombo. Comunque sì, lo piazzo, ragazzi, Colombo, lo so che è un giocatore giovane, giusto, che stai facendo, stai distruggendo il Milan, ragazzi, calma, cioè dobbiamo fare solo 3 stagioni, cioè, abbiamo già Okafor, che senso ha avere anche Colombo, cioè siamo in troppi, capito? Avanziamo, stop, c'è la partita col Bologna, ok, allora avanziamo fino alla partita con il Bologna, perché voglio testare questa squadra. Siamo riusciti a vendere Gabbia, è arrivata un'offerta anche per Krunic, no, Krunic me lo tengo, anche se siamo messi abbastanza bene a centrocampo, però me lo tengo. Allora, ho venduto i giocatori che dovevo vendere, quindi il budget è di 54 milioni, ci servirebbe un terzino sinistro barra difensore centrale, però effettivamente siamo anche abbastanza coperti lo stesso, perché a sinistra c'ho Balloturé che non è male, e in difesa comunque, sì, vabbè, sì, ci servirebbe comunque un difensore centrale. Va bene, però prima di chiudere il calciomercato voglio un attimo giocare la prima partita, anche per vedere un po' la squadra come gira. Ho impostato anche le tattiche e le istruzioni a tutti i giocatori, quindi direi che siamo pronti per l'esordio ufficiale. Bologna-Milan è la prima partita di questa stagione, questo qui è il Bologna, bisogna stare molto molto attenti, dobbiamo ancora prendere confidenza con la squadra e soprattutto con questo modulo, che non è uno dei miei preferiti, però non possiamo giocare sempre con il modulo che amo di più, è giusto sperimentare anche degli schemi diversi. Andiamo dentro quindi per Bologna-Milan, prima partita ufficiale. Cristiano Ronaldo però gli ho messo la 7, no, perché sennò mi sgridate nei commenti, Giuseppe è schifo, non hai messo il numero di maglia al quinto difensore centrale, numero di maglia alla 15 Cristiano Ronaldo, gli mettiamo la 7 di Dani Olmo che si prende la 1, facciamo giocare con la 1 Dani Olmo, no, gli mettiamo la 10, no, la 10 non gliela posso mettere, dai, gli mettiamo la 14 di Dries Mertens, va bene, c'è la 14, è sempre il numero di Mertens, va bene ragazzi, va bene, quindi ho messo anche i numeri, adesso ci siamo pronti, Bologna-Milan, sono curioso di provare, di testare questa formazione. Andiamo dentro. Siamo, signori, tutto pronto. Bologna-Milan, nel primo tocco è di CR7 e poi subito Dani Olmo. De Paul, dentro basse, buona, Cucuzza, bassa per Ronny, tacco, destro, Leao.
Leao, mamma mia, assist di Cristiano Ronaldo, di tacco e gol di Leao. Blocchiamo una gara abbastanza complicata, il Bologna difende bene, quindi ci è voluta una grande azione per bucarla questa difesa. Calafiori, attenzione qui, chiudi sinistro, Super Magnan, come l'ha parata quella palla senza neanche buttarsi? Cioè è rimasto praticamente in piedi e boh, è riuscito a pararla. Il nostro portiere è talmente forte che non ha bisogno di fare queste acrobazie volanti come gli altri. Christensen, attenzione destro, Magnan ancora, mamma mia, ancora loro che insistono, meritiamo di prenderlo, attenzione qui, troppo spazio, per favore, 1-1, meritato, devo subito cambiare delle istruzioni perché a livello difensivo non ci siamo. Bennacer, tocco per Cucuzza, cerchiamo di fare un'azione fatta bene, dentro, bassa per Leao, scarico, dentro di prima, Ronaldo, ma cosa fa? Ma che cosa ha fatto Ronaldo, non ci credo. Ma sei impazzito. Ma perché hai tirato così? Incredibile. All'ultimo secondo, ragazzi, all'ultimo secondo la decide CR7 con un gol che non ha senso di esistere. Neanche su FIFA Street, signori, si fanno questi gol. Pallone dentro per Ronny. Sono rimasto proprio così di stucco. Sono rimasto. Perché tu sei un pazzo all'ultimo secondo a fare questa cosa. Sei un pazzo. Finisce qui, signori. La decide CR7. Milan 2, Bologna 1. Però così non andiamo da nessuna parte. La prossima partita è contro il Torino con la squadra confermata. Direi di sì. C'è qualche giocatore stanco. Devo cambiare subito i programmi di allenamento. E devo impostare tutto su equilibrato. E lo applico ovviamente a tutti quanti i giocatori della nostra formazione. Allora, abbiamo ancora 54 milioni. Però voglio fare il colpo nelle ultime 10 ore di mercato. Confermo quindi questa formazione qui, anche se stiamo un po' stanchi. Ma soprattutto, signore, devo andare nelle tattiche, anzi nelle istruzioni, e devo mettere a Teo Hernandez di non partecipare all'attacco. Questa è l'impostazione predefinita, però vado contro questa impostazione e metto attacco equilibrato. Anche per quanto riguarda Calabria c'era già, perché soffriamo tanto, cioè in realtà i terzini devono restare dietro in attacco. Vabbè, dai, mettiamo resta dietro in attacco, cioè mi dispiace non sfruttare comunque la potenza offensiva di Teo Hernandez, ma qui non siamo nella vita reale, siamo su un gioco e i terzini devono stare bassi, altrimenti non riusciamo a difendere. Buona la prima comunque. Andiamo subito a giocare la seconda con il Torino e poi ci facciamo le ultime 10 ore di mercato. Andiamo dentro per la seconda. Tutto pronto, ci siamo, siamo a San Siro. Le squadre sono in campo, la prima in casa, davanti ai nostri tifosi, non possiamo sbagliare. Vogliamo una grande prestazione, vogliamo una grande vittoria. Si parte, Dani Olmo, 30 per Ronaldo, stop, Ronaldo, destro. Che siluro, mamma mia. Soppi, attenzione qui, perché c'è il sinistro. C'è Super Magnan. Che portiere, mamma mia. È appena iniziata la carriera, ha già fatto 3-4 interventi talmente belli che boh, sono rimasto senza parole. Soppi, tocco per Duban, attenzione Duban, destro, rete, 1-0 Toro. Tomori recupera palla, laga da lato Ronaldo, buona per Leao, attenzione qui perché c'è Ronaldo in mezzo, la palla è per lui, Ronaldo, dribbling Ronaldo, destro, Ronaldo, prendila cavolo, prendila, sempre Ronaldo. Stiamo giocando una partita molto brutta, molto brutta cavolo. Leao, tocco buono per Dani Olmo, filtrate per Cristiano Ronaldo che può andare, Ronaldo può andare, però non c'è nessuno, Ronaldo va da solo, Ronaldo ce la fai, Ronaldo, destro, Ronaldo, mamma mia ragazzi, mamma mia, che giocatore cavolo, che giocatore, Cristiano Ronaldo. Doppietta del 7. Cavolo, non pensavo potesse andare fino in fondo. Invece ce l'ha fatta. Ha tipo 70 di velocità, che non è tantissimo, però non li dimostra 70, ne dimostra di più. Siamo messi male in difesa. No ragazzi, no, così non va. Attenzione qui, Diolofeu. Ma che cavolo però. No raga, la difesa non mi piace. Devo cambiare anche le tattiche dei centrocampisti centrali, perché devono stare giù, devono stare bassi, che davvero, cioè quando ci capita di perdere palla facciamo una fatica immensa dietro. Dani Olmo, ottimo recupero palla, tocco per De Paul che allaga dall'altro lato, è buona per Cucuzza che è molto veloce, però mi sa che non ce la fa, quindi rallenta, scarico indietro. Ok, buono per Dani Olmo, accelerata, tocco dentro per De Paul, alzala per Ronaldo, la mette giù, Ronaldo, sì, autogol, è sempre lui, lì guardingo, pericoloso, che poi causa l'autogol del difensore del Toro. Mamma mia, questo è un autogol, ma vale come tripletta di CR7. 3-2, signori, un altro gol all'ultimo secondo che ci regali 3 punti, forse. Aspettiamo a parlare perché qui ancora non è finita. Tamese, attenzione qui, Tamese, fermatelo, colpo di tacco, bello sto colpo di tacco storto. GG Tamese, 3-2, signori, buona anche la seconda, ci portiamo a casa altri 3 punti, 2-2. Molto bene, prossima partita contro la Roma in trasferta e lì sarà tosta, lì sarà molto 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 tosta. Allora, per quanto riguarda la squadra,
squadra, cavolo, Ciao si stanca tanto, eh. Cioè, no, qua non è questione di piani di crescita, perché come avete visto, sì, o comunque di piani di allenamento, avete capito? Perché comunque hanno tutti lo stesso piano. Però tutti recuperano tranne Ciao, anche un po' Calabria e anche un po' Cucuzza. Però comunque a destra c'abbiamo Pulisic, quindi io sono tranquillo. A destra qui in basso c'è comunque Florenzi che può giocare, ma qui è qui c'abbiamo Kalulu e Calabria e Caldara. Quindi io direi che possiamo prendere un grande difensore centrale. A questo punto io lo faccio l'upgrade lì. Mi dispiace un po' perché comunque inizio video volevo puntarci sul giocatore. Però abbiamo comunque dei problemi difensivi. Abbiamo 50 milioni da investire. Ci serve un difensore centrale panchinaro. In realtà tanto vale a questo punto prenderlo titolare con Ciao che poi scala in panca. Visto che è così stanco e comunque spesso verrà sostituito, a questo punto ci conviene prendere un grande difensore centrale con 54 milioni. Voglio prendere un difensore che secondo me in game rende abbastanza. Sto parlando di Bagnez. Giocatore molto molto importante, molto giovane, secondo me sprecato in questo campionato. Trattiamo subito quindi con questa squadra astrolopiteca. Vediamo se riusciamo a strapparlo per una cifra vicino ai 30 milioni. Ne vale 27, ne vale. Provo con 32 perché siamo nelle ultime 10 ore di mercato, quindi è meglio sparare alto. 32 milioni, vogliono Ciao come contropartita, io non ve lo do. Però ci fanno capire che ne vogliono di più di 30 milioni. Quindi posso provare con 36, nessuno come lui, più clausola del 15%. Vediamo un po' se accettano questa offerta. 42,3, tensione arancione. Rischiamo un pochettino. Qui 40 milioni secchi, vediamo un po' se accettano questa offerta. Affare fatto, per 40 milioni, quindi ci prendiamo anche l'ultimo giocatore di questa sessione di calciomercato. Molto bene, eccolo qui, Roger Ibanez per 40 milioni, è un nuovo giocatore del Milan. È perfetto, raga, è perfetto. Lui è un 81, è un giocatore abbastanza interessante e soprattutto è un giocatore molto 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 veloce. Guardate qua che statistiche, 85 di accelerazione, 85 di velocità scatto. Secondo me è un giocatore che in game renderà veramente veramente tanto. E poi comunque Ciao resta, perché lo utilizziamo come primo subentrante. Sistemo anche un po' la panchina, perché Reinders ad esempio me lo devo assolutamente portare. Sarebbe pure Kalulu comunque, che non è male, eh. Cioè un 79 Kalulu, alla fine anche lui poteva essere comunque un ottimo sostituto. E infatti lo sarà. Però avendo comunque in panchina Kalulu e Ciao, un 79 e un 77, cioè veramente abbiamo una panchina molto importante, eh. Sono tre le competizioni, quindi secondo me abbiamo fatto bene a muoverci così. Tolgo il Florenzi, comunque mi porto Reinders. E la squadra è questa qui. Purtroppo tutti non li posso portare. Mi porto Cafor, Pulisic, due centrocampisti centrali che possono anche fare diverse posizioni. Addirittura Loftus-Cheek può giocare anche terzino, quindi volendo possiamo anche metterlo al posto di Calabria, che ne so, è anche molto offensivo, quindi magari, che ne so, stiamo perdendo, lo buttiamo un po' su, eccetera. Quindi secondo me abbiamo fatto una bella squadra. Io sono contento, ragazzi. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti che voto date al calciomercato. Mi raccomando, ragazzi, scrivete un commento, io li leggo tutti. Non so se avete notato, io non mi perdo un commento, quindi lasciatelo qui sotto adesso con il voto a questo calciomercato. Per quanto riguarda le ultime 10 ore di mercato, le possiamo skippare tutte perché abbiamo finito il calciomercato in entrata e in uscita. Siamo coperti praticamente in tutte quante le posizioni, quindi possiamo andare direttamente alla partita con la Roma. Partita che giocheremo però nel prossimo episodio, perché secondo me questo qui è già venuto lungo abbastanza. Abbiamo fatto comunque due partite più tutto il calciomercato, quindi tanti pezzi di video parlati che ovviamente hanno allungato il video. Nel prossimo episodio giocheremo tantissime partite, signori. Roma, Inter, Newcastle, Verona, Cagliari, Lazio. Cercheremo almeno di fare due mesi, quindi potremo fare tutto settembre e tutto ottobre. Vediamo comunque di accelerare. Abbiamo ancora 11 milioni, quindi occhio, perché forse a gennaio qualcosina possiamo fare. Vediamo un po' come se la cavano i giocatori che abbiamo comprato e poi decideremo di conseguenza. Io vi saluto e vi ringrazio, qui dal Milan è tutto. Ci vediamo stasera ore 19, se lasciate un bel mi piace con il secondo video. A stasera,